nell'azienda agricola Ravina, di proprietà di Andrea Mari, detto Brio, uno dei fantini di punta del Palio di Siena, e facciamo questa chiacchierata sotto questo bellissimo loggiato con la campagna, che poi la nostra Marion vi farà vedere, così faremo anche un'immagine estetica del posto in cui siamo. Allora, Andrea Mari, detto Brio, ha corso 27 carriere, ne ha vinte 5, e poi la cosa interessante è, ne parliamo subito, diventato fantino di contrada. Ha rievocato un po' una tradizione che ultimamente si era un po' persa nelle realtà dei rapporti fantini contrade. È diventato fantino di contrada del Bruco dall'autunno? Sì, al Natale. Da Natale. Regalo di Natale? Sì, mi sono fatto un bel regalo di Natale. Ecco, allora, spiegaci, non che vogliamo entrare nei dettagli, ma cioè come è maturata questa decisione, fantino di contrada? Ma io sono sempre stato un amante del fantino di contrada, cioè è sempre stata la mia aspirazione. Mi vedo adatto come fantino di contrada sia a livello caratteriale che di legame, perché comunque mi piace tantissimo anche legare i rapporti umani con le dirigenze e tutto quanto. Meno male ho sempre avuto rapporti lunghissimi con le contrade e rapporti che poi, oltre a un discorso di palio, si sono trasformati spesso in amicizie. Era già un po' che ci pensavo, ho avuto questo legame per tanti anni con la civetta, che non è cambiato assolutamente sia nell'affetto che in niente, però è capitata l'occasione di fare il fantino di contrada del Bruco. Non avrei pensato che potesse essere quella la contrada, ma mi immaginavo vestito di altri colori, però era la mia volontà fare il fantino di contrada in questo momento della carriera mia. Senti, e com'è stato il primo impatto? Ma è bello, perché poi è nato tutto grazie a un ottimo rapporto che si era creato l'anno scorso, cioè è venuto fuori grazie a una conoscenza sempre più stretta e a un feeling particolare, perché era una contrada che aveva fatto per diversi anni un altro tipo di strategia, un altro tipo di palio, e io avevo sempre seguito altre strade e tutto quanto. Poi invece, quando hanno iniziato a fare il capitano Simone Manganelli, è venuto a casa, ci siamo conosciuti e poi è diventato un... C'è stato un amore? Ma sì, perché ci sto volentieri, più ci sto insieme più mi rendo conto che sono persone in gamba, sono persone di parola, ci sto veramente bene insieme, perché poi si sposa tante cause nel solito modo. No, mi piace, una contrada che ti dà un calore allucinante, sempre, cioè, presente. Un berrione, è bello, di franco, livello. Poi avverti il fatto anche che nella loro tradizione c'è il fantino di contrada, cioè ti senti apprezzato, ci sto benissimo, ci vuoi volentieri. È bello. E questa è stata, diciamo, la notizia un po' del fine anno 2017. Con questa decisione da parte della contrada, da parte tua, di unirsi per questo percorso insieme. Il Bruco a luglio non è stato estratto, per cui non partecipa alla carriera. Agosto, se uscirà, sarà, diciamo, il tuo primo palio con i colori della contrada. Ma guarda, sono convinto che se arriverà in fondo sarò più io a voler montare nel Bruco e loro a volermici montare per forza, perché l'obiettivo loro, e in questo ci credo fortemente, è che io sia più vincente possibile, che vinca il palio, perché comunque anche sacrificarmi in un palio tanto per motivi strategici, oppure dovermi mettere per forza il giubbetto del Bruco. Il giubbetto del Bruco ormai ce l'ho tatuato nella pelle, no? Perché facendolo in maniera ufficiale è una cosa che... Cioè, parto da Ferri San Francesco, cioè dalla contrada del Bruco, quindi il fatto di poter avere l'occasione di poter vincere il palio, penso per il Bruco sia solo un vantaggio, partendo dal presupposto che l'ho fatta apposta perché è una grande contrada, c'ha il vantaggio di non averla rivale e è già un po' di tempo che ha bisogno di vincere il palio, io altrettanto. E poi, stavo guardando il tuo curriculum, non hai mai montato nel Bruco? No, è una delle, per ora è ancora, perché ancora ci devo montare, non vedo l'ora, è una delle contrade che ancora mi manca, sì, perché manca il Bruco, manca la Selva, sì, manca praticamente la Roccia, manca il Leocorno, sono quattro contrade che manca. È un giubbetto ancora vergine per te?
Sì, ma oltre che il giubbetto era vergine anche la contrada, la dirigenza, la società, cioè era un posto dove ancora non mi c'ero mai avvicinato più di tanto, che è stato anche piacevole perché dopo un po' alla fine ti trovi nelle situazioni in cui anche farsi scoprire, perché mi conoscono solo per sentito di, no? Oppure mi dico io, la mia reputazione mi precede, sicché anche poi quando uno ti vive nel quotidiano tutti i giorni, cioè un giorno può far finta di essere quello che non sei, ma da un anno all'altro fa finta quello che non sei, poi a me non mi riesce tanto bene. Sicché è bello perché ci si scopre piano piano e ci si rende conto, ti dicevo prima. Stai bene e ti stai divertendo. Sì. E per divertimento per te è importante, no, caratterialmente. Per me sì, ma il divertimento secondo me se una cosa la fai con entusiasmo, la fai con allegria, la fai divertendo, ti ci metti anche più passione, cioè rischi di arrivare davvero a toccare la soglia della follia, nel senso passi da aver voglia a fare una cosa a volerla anche trasmettere agli altri, no? Cioè, quando mi alleno mi dà piacere che mi vengano a vedere allenare, allora mi alleno ancora più forte. Cioè, è bello, una cosa che mi dà responsabilità, mi dà soddisfazione. Poi è tornato a scuderia con te Salvatore Rai, tutto Cianchino. Ma non se n'è mai andato da questa scuderia. No, perché io penso dal 2000 che si può passare qualche periodo per situazioni, per motivazioni logistiche che non ci si vede, ma si è sempre avuto un grossissimo feeling, sia a livello caratteriale che. Poi lui dice, cioè, ci sa tanta affinità anche nel come io vivo il palio, nei metodi di allenamento, lui ci si rivede tanto. Beh, è stato un gran fantino. Sì, è stato un gran fantino, sì. Ora però c'ho un del idolo Bruco. Io ora da, del Bruco, tra l'altro. Sì, poi c'è Alessio, che è barbaresco, sì, che l'altra mattina sera il Nana era il ragazzo del Cianca, a tempi del Cianca, io a cavallo. Alessio, che io e lui si era lì a scuderia del Cianca, me lo ricordo come fosse ora, che aveva vinto il palio nella Tartuga Cianchino e lo guardavo montare a cavallo e pensavo che l'altra mattina c'avevo il Cianca lì che mi preparava al cavallo, Alessio mi prendeva e lo scendevo, il Nana che ci faceva la paglia, ho detto ecco ora so io. Che un bel revival. Bello, e poi c'è un'armonia, ci si diverte tutti la mattina. Allora, Andrea Mari nasce a Rosia, provincia di Siena, il 13 ottobre 1977. Siamo a 41 anni a ottobre. 41 anni a ottobre. Per cui in piazza, dopo Trecciolino, siete quello più grande. C'è Alberto. Alberto sì, perché siamo cresciuti insieme, sì. No, 2 anni più di me, ma io sono uno dei più grandi e sono contento, perché se me l'avessero detto quando avevo 20 anni. Dici le vorresti avere 10 anni in meno, no, potrei far peggio. Senti, ora però io voglio parlare, come anche l'ho parlato con l'altra parte, un po' di il piccolo flambé al Casato d'Agosto. Ma senti, lì è stata una serie di combinazioni. Tu hai detto tutto finito? No, assolutamente sì, anche perché siamo due persone, mi reputo una persona intelligente e lo reputo una persona intelligente. Esatto. Ci reputo tutte e due, mi reputo per me e reputo lui, due professionisti di quelli che sanno sia collaborare che fare da nemici. È stata una serie di coincidenze, di situazioni stupide dove lì per lì la foga è come un fallo di reazione. Dai, mi sono sentito un po' frustrato da un'annata di merda, vera, dove un po' per strategia, un po' per scelte, un po' per tutto. Che cosa ha sbagliato l'anno scorso, Andrea? Ma penso l'impostazione del palio di luglio, mi sono lasciato, ho seguito più il cuore dell'istinto da fantino. Il cavallo ti ha tirato una bocco? Ma ha tirato una bocco, guarda, quello è un buon cavallo, Franco. E poi secondo me la bocco ci è stato dato dal fatto che le prove non sono state fatte, sono state fatte due prove falsate dagli orari, da tutto. Le prove le facevi nel Castellare. Vedrai, cioè il cavallo che poi magari è un cavallo sornione che ti sembra molto freddo, sicché ti viene anche di aiutarlo un attimino in più. Cioè, è stato un palio dove il tempo non ha aiutato, il cavallo aveva bisogno, e io con lui, di mettermici insieme, perché era un cavallo e sapevo che andava a montare un cavallo difficile, di difficile gestione, ma che andava, dovevo imparare a interpretarlo, dovevo imparare a conoscerlo caratterialmente, quello che gli piaceva, e non ho avuto la possibilità. Una mossa estenuante a quel modo, cioè è stato tutto falsato, secondo me non è possibile che sia quel cavallo lì. E poi agosto, altro cavallo difficile.
Ma sai, d'agosto, ti ripeto, ho fatto delle scelte strategiche a gennaio e l'ho portato in fondo col cuore, la volontà e la felicità di aver fatto determinate scelte, perché tante volte a gennaio quando ti fanno fare un bel sorriso, alla fine bisogna portare rispetto poi a quello che succede durante l'annata. Chiaramente non so cavalli si comprano, so cavalli ti vengono dati in sorte in base alle ghiandine. Giovanni ha avuto la sfortuna di essere di rincorsa due volte, due situazioni, una per un verso, una per l'altra, vincente, strafavorito tutte e due le volte, una volta per un motivo, una volta per un altro, alla fine poi ero riuscito a rientrare in corsa, lui si rompe la cavalla, mi casca davanti, casca anch'io, l'avrei ucciso, ma più perché è cascato che per tutto il resto, cioè è stata una serie... Il mondo è una scena comica, Sì. È bellina, divertente, sì. Vedervi vestiti e te col nervo, con gli zucchini, una cosa. Errori che si possono mettere. Sono errori che si possono mettere. È il fallo che fece Zidane quando dette la testata a Materazzi. Esatto. Senti, ecco, però a questo punto. Sono errori che non si possono competere in questo momento. A luglio ti hai raccontato le tue disavventure, ti racconta le sue, due volte in corsa, Bartoletti vince a luglio e Sanna vince a agosto. No, vabbè, sono altri due fantini. No, nel senso, cioè, significa... Io credo, Franco... ora siete tanti, parlo di vincenti, parlo di certo. Persone di punta, per cui significa c'è sette il numero... Fantini, c'è sette fantini a cavallo che hanno sì. Vinto il Palio, sì. Se non sbaglio. Io... Monta Albertino. E se Montalbertino sono sette fantini sì. Hanno vinto il Palio, uno più in forma dell'altro, sì. Dove non credo che nessuno abbia voglia di lasciare tanto spazio no. All'altro. Perché è un bel Palio questo, Ma sì, io credo proprio di sì. Spero che venga aiutato da un buon lotto strategico di Avalli che ci faccia divertire tutti quanti, poi sia in alto e sia in basso, non dipende da me perché... Non dipende da me, no, perché dipende dagli altri e dalla colpa agli altri, ma io non avendoci Avalli non lo posso determinare, cioè... Avessi avuto due cavalli che magari spostavano gli equilibri, avrei deciso se portarli o no a seconda dei miei interessi. Beh, su questo, Andrea, è un ragionamento difficile perché poi alcune volte si è visto capindani che si erano convinti di un percorso, altre volte vogliono i cavalli di fascia alta, insomma, è una lettura sempre abbastanza difficile, anche perché poi giustamente. La decisione è loro in relazione a tutto quello. Le sei rivali probabilmente danno un po' una riflessione un po' più pesante, no? Io avessi arrivare non avrei dubbi, vorrei il cavallo buono sempre, perché almeno sai il palio da impostare, con sei cavalli mezzingoli poi fai. Ecco, questa è carina, cioè ridilla in maniera... No, perché è una bella riflessione. No, perché col cavallo buono sai il palio da impostare, se la rivale c'ha il cavallo buono e non ce l'hai sai il palio da impostare, cioè dà dei riferimenti, è più semplice avere un riferimento. Chiaro. È chiaro, è anche più difficile avere delle garanzie, però credo che... Più e più fa più e meno fa meno e meno fa più uguale. Ecco, su questa tua riflessione parliamo un attimo del protocollo. C'è stato poi il meteo che è stato abbastanza negativo, per cui avete visto e non visto, insomma, la cosa è un po' a mezzo. Sì, poi partendo dal presupposto che è sempre più difficile costruire un cavallo da piazza perché non c'è più le piste in provincia, ci sono giustamente le previsite abbastanza attente e quindi anche determinati tipi di allenamento in campagna per i cavalli che avevano bisogno di imparare i rischi di avere poi delle ampliazioni, perché è normale. Sì, che ti dico, per me è divertente vedere chi le prepara perché si girano le scatole tanto. Ecco, questa tua scelta, Andrea, con Elisir è finito il tuo percorso. Sì, no, mi mandava al manicomio. Andava al manicomio. Sì, no, non sapevo mai se facevo bene, se facevo male. Poi c'era chi ti voleva bene, chi ti voleva male, a seconda di quello che conveniva alle persone che ti parlavano di fronte, ti mettevano un giorno andava bene, un giorno andava male. No, basta, ho detto, finché fa il fantino non parlo più di portare. Che hai il tuo gruppo di cavalli da allenamento? Sì, ora ce l'ho un cavallo. Allora, c'è un cavallo, due, tre, quattro cavalli al protocollo. E se passano le visite
partendo dal presupposto che devono ancora fare le prove notte, quindi se vale ancora la legge spero la tolgano il prima possibile, perché l'anno scorso la Valle non hanno fatto le prove notte, non è mia, per colpa nostra. Noi ci sarebbero portati, ma se la stagione te li fa fare e già 2 anni e fanno la provincia, rischi di avere qualche cavallo, passa gli anni, passa il tempo. E non correrà mai. No, però comunque io se passano li porto, perché non spostano gli equilibri a nessuno. E la scelta mia è quella di impostare tutto su di me, sull'allenamento della preparazione. Ad esempio mi alleno nella Valle e ci faccio la provincia. Cioè la Valle vanno in piazza, galoppano dove io mi alleno. Se poi, perché secondo me si addestrano meglio e poi mi allenano. Sono miei, sicché se qualunque cosa possa esserci e non mi convince stanno dentro il box. Senti, parlando, ricordando l'Isir, l'Ist c'è fu un palio. Bruttissimo, infatti, crocione. Basta, no. Io penso sia stato il palio più brutto che ho fatto nella mia carriera. Cioè, perché poi, conoscendo il cavallo, sì, sapevo aveva qualche problema, ma che mi risultasse un problema dietro l'altro, come si presentò, no, mi dispiace, perché alla fine poi c'avevo tanta aspettativa, l'Ist mi aveva dato una grandissima opportunità, era un cavallo e poi alla fine il palio lo poteva fare. Un lotto proibitivo anche quello era, cioè lì erano anni che i cavalli a corsa correvamo sempre, appena c'erano si metteva dentro dei lotti, erano meravigliosi. Mi ricordo il palio lì c'era di tutto, come nel 2006, 2007, 2008, Faberio, Brento, già del Menir, Elisir, Dostoevsky, Fedora. Cioè, è il gruppo, Elfo di Montalbo, cioè, era una libidine che sembrava di rivivere gli anni 80 quando c'era Benito, cioè, che io le vedevo da bambino e conoscevi i cavalli, dai. Ora, secondo me, qualche ragazzo a Siena, qualche amico mio mi dice ma che cavallo è? E ti dico la verità, qualcuno duro fatica a dirglielo anch'io, perché qualcuno, dai, un po' circolava.